Il candidato sindaco che mi ha designato e questo movimento ha una precisa e chiara indicazione programmatica, la chiusura del stabilimento dell'Ilva di Taranto, o ex Ilva di Taranto. E quindi come assessore designato mi atterrò a questo, assessore tecnico designato, mi atterrò a questo programma. E il primo tentativo sarà quello di salvaguardare comunque l'autosufficienza economica della produzione di acciaio in Italia e in Europa, un'obiezione ovviamente che verrà formulata qualora si dovesse andare a questo tipo di soluzione. Quindi ci muoveremo nel senso di riassegnare la quota di produzione dell'Ilva di Taranto, che oramai è sempre più piccola e antieconomica, alle aziende italiane, ovviamente con un'adesione volontaria. Qualora non ci fosse concorrenza di questa produzione, ci rivolgeremo alle maggiori aziende europee. Questo è il primo punto programmatico economico. La seconda, copieremo quello che a Milano sono le settimane, le week. A Milano c'è la settimana della moda, la settimana del mobile, che al di là dell'evento che è decentralizzato, cioè coinvolge tutta la città, rappresenta un punto di riferimento temporale e anche di specializzazione e vocazione del territorio. E quindi ovviamente queste sono proposte che poi andranno condivise con le parti sociali, con i corpi sociali, quindi con le associazioni, le piccole e medie imprese, con i sindacati. Però l'idea è quella, ovviamente c'è un evento religioso che è la Settimana Santa a Taranto, che va valorizzato dal punto di vista comunicativo. Poi l'idea è di fare la settimana della costa o la settimana della miticultura, la settimana della moda mare e la settimana o dell'attività subacquee o della cantieristica. E quindi si tratta, si è tutto un volano che si muove attorno, questo è il secondo punto programmatico, quindi abbiamo detto la riassegnazione della quota di produzione dell'Ilva di Taranto ad altre aziende sul territorio nazionale e in Europa, la seconda il modello delle settimane evento, e il terzo è la valorizzazione dei prodotti agricoli, un'altra vocazione del territorio. Ovviamente ci riferiamo all'intera provincia di Taranto, però Taranto deve diventare la piattaforma logistica e commerciale, insomma quello che è il riproporsi del modello Agromed, che non è stato mai decollato. Quindi si tratta di avviare un dialogo con la grande e piccola distribuzione in Italia, in Europa, ma speriamo anche globalmente. Poi ovviamente c'è tutto lo sviluppo del settore del porto, ma la letteratura e quanto è stato scritto su questo è già ampiamente, credo sia ampiamente conosciuto dai tarantini.